Ciao a tutti ragazzi, Bella lì e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con Forgone. Allora, nell'ultimo video avevo sconfitto, sono fatto un po' confusione adesso, poi giocando anche tanta roba vado in palla. Se non erro, avevamo fatto un pezzettino, avevo sconfitto il progetto Demetra rianimato. È nel video prima che avevo sconfitto due boss. Ci stiamo avvicinando appunto al finale del gioco, oggi vediamo dove riusciamo appunto ad arrivare. Allora, ho un po' di soldini, potrei valutare. Ecco, vediamo di riciclare della roba che non mi interessa prima di proseguire. Questo. Vedete, qua stavo facendo triangolo per riciclare, ma non si può fare perché ce l'ho equipaggiato, quindi equipaggio questo e riciclo questo. Voglio fare una prova. Vediamo se potenzio questo. Mi sa che diventa più forte dell'altro. Infatti, equipaggiamo questo, riciclo questo. Ok. Potenziamo un po' sta pistola, vediamo cosa salta fuori. Ok, come statistiche finali 95-107, l'arco 102-122. Ma tanto per cambiare un po', per variare quasi quasi. Me la vado a equipaggiare. Poi spara veloce comunque. E ovviamente ha più colpi dell'arco. Allora, andiamo avanti. Camere, stazione 2. Ci siamo quasi, eh. Ah, vi ricordate tra l'altro quando vi ho detto delle 6 ore di gioco? Effettivamente, ora non ho ancora 6 ore di gioco, quasi, cioè tipo mancano 10 minuti, mi sembra che ne ho 5,50. E avevo parlato appunto delle recensioni. Effettivamente il gioco si può finire in quell'orario lì, ma dovete conoscerlo. Io ora ci ho messo così poco, appunto perché conosco il gioco, so come muovermi, so come affrontare i boss e così via. Non ho controllato, non sono tornato per lustrare le aree indietro. Quindi sì, effettivamente la durata è giusta, però è una durata sbagliata. Io, se non erro, nelle recensioni che ho letto dicevano per finire il gioco la prima volta. No, non è vero. Non, secondo me non è fattibile finirlo in 6 ore la prima volta. Perché appunto c'è da perlustrare, da guardare bene in giro, da fare del backtracking e così via. Madonna, ma. Ah, è vero, cazzo, che. Ero tornato indietro. Vabbè. Rifacciamoci tutto il. Comunque lagga. Laggano un poco a volte il gioco, eh. No, mi sono messo in una situazione sgradevolissima. Tra l'altro sto evitando tutto. Devo andare sopra. Salve. Io me ne vado. Sto notando che se non si eliminano i nemici, tende a laggare un po' il gioco, eh? Forse perché c'è troppa roba a schermo. Allora, io devo andare di qua. Ecco. Magari non si nota dal video, ma vi assicuro che sta laggando e non poco. Non poco. Qua devo andare in teoria.
Vediamo. È giusto, sì, ci eravamo fermati qua. Vedete che manca tutta la zona in alto. C'è un po' di questo. Torretta di merda. Eh no, t'ho fregato, eh. No. Appena tirate fuori. Cazzo, lì ho fatto una pirlata epocale. Ciao. Scusate. Ma sì, prendiamolo, poi lo riciclo. È per forza questo che ci porterà qua in alto, vedete, mi sa. Sì, devo anche registrare poi il video di The Last of Us parte 2, magari domani o quando ho tempo lo registro. Ho quello di Final Fantasy IX in stand-by da pubblicare, già registrato. Occhio a questi. Ma no, che palle quando è sul... vedete? Lì sono scivolato e ho preso danno perché mi è scivolato il personaggio. Potevo evitarlo quel danno lì. Però ripeto, quando siete sui bordi... Se c'è il nemico che vi schiaccia, tende a scivolare il personaggio. No. Volevi fottermi con lo sparo, eh? Non gli tolgo un cazzo, direi. Kamehameha. Sì. Vediamo. No. Pessima idea. Quelli che sparano sono una gran rottura di cazzi, eh. Curarmi un po'. Vediamo. Ok, qua c'è una stanza. Sentite il rumore? Si capisce che qui c'è un'abilità segreta. Cioè, buonanotte, un potenziamento, vabbè. Non so perché ho detto abilità segreta. Ogni tanto sbaglio i termini. Potenziamento di bastione. No. Quello là va fatto fuori quello stronzo là che spara perché è un... In più c'è la torretta pure. Vorrei anche tra un po' e carico la mia onda energetica. No. Mamma che stronzo, non me l'aspettavo arrivasse. Ecco, lo sapevo. Che c'era lo stronzo qua. No, ma ho saltato, non mi ha preso il tasto. Vediamo, lì ci sono due torrette. Qua è un po' bastardo, perché vedete? Anche saltando non si... Madonna! Cioè, guardate la mia vita. Forse è una delle poche volte che sono andato vicino alla morte. Però anche se muoio sti cazzi, non sono mai morto da quando ho iniziato il gioco. Sarebbe anche ora che morissi, effettivamente. Non c'è neanche un po' di suspense. Vediamo. Il prossimo boss sarà tosto, eh. Là ci sono due torrette.
Qua è... E in più c'è sta merda. Guardate il problema qua, ci sono pure. Ci sono pure, c'è pure la roba che crea i piccoletti, eh. Quindi devo fare una roba veloce, rapida, avete visto? Ho scagliato, chiamiamola Kamehameha, sta cazzo di mossa. Anche se non è il suo nome. Per eliminare tutti velocemente ho lasciato appunto l'onda d'energia lì. Adesso non mi sfugge il nome, demolizione forse. Però dai, più figo Kamehameha, sembra un po' una Kamehameha. Più una Masenko sembra forse. Anche per il colore. C'è il boss? No, qua c'è. Probabile che sia il boss a breve. Vediamo. Mi sa di sì. Sì. Progetto Poseidone rianimato. E questo è tosto, mi devo un attimo ristudiare il moveset perché questo è tosto. Guardate che bello che ha anche i colori diversi. A me piace un mondo. Allora, non ricordo. Ok, quando la prima fase non fa nulla, più o meno come l'altro. A parte sta merda, avete visto? Vi ricordo di schiacciare giù X per farlo uscire allo scoperto. Attenzione agli artigliati perché sono molto veloci, eh. Ok. Devo curarmi, dicevo, dopo... Fa un tornado di energia quando non state al centro. Vedete? Che rilascia un tornado che vi fa danni, eh. Ora devo seguire quello. Merda. Bene. Fa pure le pozze, ho visto, velenose. O di acido, comunque. Ha parecchia roba per farvi danno. In più adesso già rilascia i tentacoli, se avete visto. Non mi aveva colpito però il tentacolo, non è vero. Occhio perché ora fa i tentacoli. Ah no! Questo, vedete, a differenza dell'altro, fa le palle di fuoco, avete visto? L'altro invece rilasciava i tentacoli, se non erro. Prima lo tirate fuori, meglio è. Qua schiviamo, attenzione ai tentacoli. Ma no, no, l'avevo schivato. No, quello no, ok. Mamma, quante mazzate. No, no. Qua sono a rischio, eh. Mi sta mettendo... Nel centro dello schermo, vedete, schivate le palle. E poi attenzione al tornado. Sto rischiando di brutto. Anzi, è facile che ci muoio, eh. Mi devo curare assolutamente. No. Sto giocando di merda e... Posso ancora farcela, se non sbaglio... Se non sbaglio adesso... I passaggi, cioè le schivate. Ma la vedo male. Cazzo. Vabbè, ci stava la prima morte. Non ero mai morto, figa, da quando è iniziato il gioco. Sti cazzi. Fortunatamente c'è, tra l'altro abbiamo vicino anche il checkpoint, no? Ripartiamo da qua, da vicino. Non pensavo di morire, però effettivamente non è che l'ho sottovalutato, è che sono andato in palla coi tasti. E ho sbagliato un bel po' di schivate. Ah, visto che non lo sapevate, perché appunto non essendo mai morto, guardate qua. Quando morite, incontrate questo personaggio, il traghettatore. Per un giudice, la morte non è che altro, non è che un altro nemico da superare. Forse posso essere d'aiuto? Ti risparmierò il viaggetto di ritorno alla tua tomba, ma solo se condividerai i tesori che recupererai. Permettimi di risparmiarti qualche seccatura. Recuperare metà degli oggetti persi, i rimanenti andranno persi. No. Vedete, 5302-670. È sempre meglio recuperarli manualmente. Poi tra l'altro qua siamo vicini. Abbiamo detto 5300-670, che appunto dovrebbero essere la metà.
vi basta andare sulla, vedete sulla boccetta l'anfora azzurra, se non erro va rotta, adesso vediamo se bisogna romperla o se basta passarci lì. No, va rotta, vedete? Direi che è molto meglio così, eh. Qua fa il tornado, quindi non al centro dello schermo, vedete? Il tornado è sempre al centro dello schermo. Tornado, getto d'acqua, chiamatelo come cazzo volete. No, ma avevo schivato. Cercate di fargli ovviamente più danni possibili al boss, facendo però attenzione. Dovrebbe spararmi le palle di fuoco tra un po'. Non ancora. Ma allora sono pirla. Ma allora sono pirla. No. No. I tentacoli danno un fastidio che non potete capire, perché vi fanno sbagliare la schivata più che altro. Magari schivate prima e vi prendete il tentacolo, schivate la sua artigliata e venite colpiti dal tentacolo. Qua, posto. Merda, mi aspettavo. Mi aspettavo un'altra fiammata lì. Dai, stronzo. No, ho perso un botto di vita. Qua me la devo giocare veramente bene, perché altrimenti non ne vengo più a capo, eh. Devo stare concentrato e cercare di schivare tutti i suoi colpi. No, tentacolo. Non è facile, questa versione di questo boss è abbastanza ardua. Occhio alle palle di fuoco. Ok, ora le fa ancora, mi sa. Avete visto? Tornado. Ma vaffanculo. No. No. Ma mi si è buggato, avete visto? Non mi schiva, ragazzi. Vi giuro, mi si era, non è una scusa, mi si era buggato. Non mi schivava, era andato in palla al personaggio. E non mi sembra il caso, visto che il boss non è facile. Ci manca che mi si bugga tutto. Lì ho sbagliato io. Siamo tutti d'accordo. Tornado, ok. Dai, che gli manca un colpo. Ok. Questo è stato tosto, eh. Avete visto la mia creatura? E questo era tosto comunque come boss. Più che altro da fastidio, avete visto quando fa il getto d'acqua, il tornado d'acqua. Dopo ci sono anche i tentacoli che sono difficili da schivare, sono un po' una rottura di palle. E in più dobbiamo appunto ricordarci di colpire per terra per farlo uscire allo scoperto. Adesso non ricordo se c'è un altro dungeon o se c'è direttamente il boss finale, non mi ricordo. E il boss finale prenderò tante mazzate, già ve lo dico, ma ne prenderò tante, ma tante. È improbabile, se non impossibile, che io riesca a farlo fuori al primo tentativo. Allora, che ore sono? Vediamo. Potrei anche riuscire a terminare il gioco, anche perché sì, mi sa che siamo alla fine. In più, sì, siamo alla fine. Spero ci sia l'avamposto. Cioè, si possa tornare all'avamposto. Datemi un secondo, stavo sistemando il microfono. Allora, dicevo, dovrebbe esserci, ecco, un altro. Chissà dove hanno trovato questi altri ragazzini. Nessuno di loro conosce i propri genitori. Alcuni dicono che sono morti. Sono l'unico che è stato abbandonato qui dalla propria madre come un cane indesiderato. Mi ha detto: salverai il mondo, è un onore, sarai un eroe come mamma. Che fortuna, eh? Avrò l'onore di salvare una città che trasforma i propri figli in mostri. E se fosse Callaghan il vero mostro? E se io fossi l'eroe mandato a ucciderlo? Sì, boss fight finale qua, ragazzi. Quindi andiamo all'avamposto, sistemiamo le cose.
Anzi, a dirvi la verità, ho un filino paura perché affrontare il boss finale con un'arma lenta e l'arma che ho io, ok, potente ma è lenta, non è proprio il massimo, eh. Io consiglio la spada corta, che è la scelta migliore. Il problema è che anche volendo adesso la spada corta non ce l'ho, potrei potenziare queste. A parte che adesso questa la potenzio al massimo. Allora, sistemiamo qua. Visto che ci stiamo avvicinando appunto al boss finale, scartiamo questi. Potenzio anche la... Tutto quello che riesco a potenziare lo potenzio adesso. Vediamo. Bene, 98-111, non male. Questa assolutamente la devo potenziare. Il problema è che mi stanno scarseggiando i soldi di brutto. Infatti non posso più eseguire potenziamenti, cioè questo però. Allora, e volevo fare dei potenziamenti qua. Ora io non so se... No, non qua, che cazzo sto facendo? Non so se basarmi sulla difensiva o sull'offensiva con questo boss perché, ripeto, è cazzuto. Nella mia partita avevo usato la spada corta e avevo usato... Nella mia partita solo, in solo intendo. Sovra... No, sovrapotenza, scusate. Dove cazzo è? Oh sì. Sì, attiva per aumentare i danni del 20% e la velocità d'attacco del 10%. Dura per 10 attacchi. Avevo potenziato questo. Sono un po' indeciso, vi dico la verità. Vorrei tentare di mettere questo al posto di demolizione. Barriera. Proviamo a farcelo così, vediamo come va. Che posso attutire comunque un po' di danni. Aumenta del 30% la durata di barriera. Non male. Però, ripeto, voglio tenere in stand-by i punti che ho magari per potenziare sovrapotenza. Proviamo a farlo così, con la cura e con l'abilità difensiva. La cosa bella, vedete adesso che siamo alla fine? Non abbiamo più spazio per altre location, vedete? Le abbiamo fatte tutte. Proviamoci. Boss finale è il più forte di tutti, indubbiamente. È il più aggressivo, è il più stronzo. È veramente forte. Cioè, anzi, lo trovo... Rispetto ai boss affrontati nella storia, è un po' sbilanciato, nel senso che c'è proprio... Si vede che è troppo più forte degli altri. Almeno, mio parere personale. Poi si fa, per Dio, non è che è impossibile, anzi. Però c'è quella differenza lì. Che sul momento... Mi aveva un po' spiazzato. Sarà anche difficile spiegarvelo perché è molto veloce. Esteticamente è bellissimo. Godetevelo. You've arrived, mother. Welcome to my palace. Or as the guards prefer to call it, my prison. You know why I've come. You're going to kill me. Was torturing me not enough? Abandoning me? You know that I did it for Bello il Calgary. doppiaggio di Zeus. You were going to become an arbiter. You were going to win the war. What a bright future. Guardate. Would you like to see the truth? What? Figo, eh? What are you? I am what you made me, mother. The Harrow incarnate, stronger than any arbiter. You have given me a gift. Now I can deliver justice to those who would abuse and abandon the weak. I can rid this world of its corrupt rulers and take the throne. Don't do this. I can't let you release the Harrow. You cannot stop Eccoci ragazzi. Avete visto? Doppia sparata velocissima, cioè molto veloce.
problema è che poi lui ha un repertorio, ha un moveset veramente vario. Dobbiamo veramente sfruttare al meglio. Guardate, questa è bastardissima, dobbiamo allontanarci. Le abilità che abbiamo acquisito durante il gioco. In più, avanti avrò un colpo che non ho ancora capito come cazzo si para, vi giuro. Ma mi sa che devo usare la difesa. Questo qua è bastardissimo, dobbiamo allontanarci. Guardate la combo con l'ascia. Sembra facile, vi assicuro che non lo è. Perché a vederlo può sembrare è leggibile, ok, ma è tosto. La barriera l'attivo quando mi fa il colpo, quello che non ho ancora capito come cazzo schivarlo. Ecco, adesso vedete, non ho capito quando... Ah, si alza la difesa anche lui, vedete? Quella lì era la difesa, la mia abilità. Anche lui ha delle difese impenetrabili a un certo punto, eh. Dobbiamo rompergli appunto... Sta combo qua mi sta sul cazzo. Ecco, questa combo, questa roba qua, guardate. Ok, attivando la difesa quindi non mi fa danno. Perché quella là è un attacco ad area. E mi sa che non si può evitare se non usando appunto l'abilità che ho usato io. Questa qua, no. Sì, vedete? Che prendo danno. Non ho capito come cazzo si fa a evitare, vi giuro. Sta andando benino, le sto prendendo di santa ragione, ma tutto sommato sta andando... ma vedete, cazzo, ha recuperato una marea di vita. Una marea, troppa vita. Oh, sbava, quante ne ho prese qua. Cioè, vedete che è sbilanciato rispetto agli altri boss, è troppo forte. Ma va, sono morto. Cioè... E queste sono le cose che mi stanno sul cazzo nei giochi in generale, a prescindere dal genere. La difficoltà deve essere ben graduata, cioè mi devi dare una difficoltà che cresce, non passare da un boss pippa a Dio. Cioè non ha un cazzo di senso, è una cosa che a me fa troppo incazzare. Ma non perché non riesco. Se non riesco perché è difficile, mi sta bene, e sto boss è effettivamente difficile, ma troppo. C'è un divario troppo tra questo boss e quelli affrontati. Troppo grande. Ripeto, mio parere personale. Poi non ho capito come cazzo ha fatto a recuperare tutta quella minchia di vita. Spero di batterlo in mezz'ora, perché non è che voglio starci qua le ore. Adesso gli rompiamo il culo, dai. Mi avevo tolto un botto di vita, ma a un certo punto ha iniziato, mi sa, a curarsi. Qua fa la difesa, sto stronzo. No, questa devo andare via. Non ho ancora capito come evitarla bene quella cazzo di mossa. E ovviamente meno ci colpisce meglio è, anche perché... Guardate la sua vita, fateci caso, eh. È già quasi a metà, eh. No, meno non quasi a metà, però. No, la combo con l'ascia, attenzione, poi schivate attraverso. Ne ho sbagliato tutto. Ma perché ho preso danno? No. Qua. Anche qua ho schivato bene. Forse devo saltare. No. Sì, ok, qua. Vedete quanta cazzo di vita recupera? Quello la sapevo schivare. Non mi ricordo più come cazzo. No, sto giocando di merda. Questo non è un boss facile da spiegarvi, perché ripeto, l'ho schivato adesso, ma anche prima è... Quella mossa di merda devo capire come schivarla. Vedete, metà vita siamo, più di metà vita, ma ormai la vedo alquanto ardua. All'ultimo dobbiamo schivarli. No, no. Quasi la barriera avevo attivato. Dai. Devo tenermi buono lo scudo, cercare di resistere. Ora. Ok, combo. Via, bene. Tra l'altro mi devo curare tra un po'. No. Male. Cazzo, guardate sta combo. Questa è bastardissima. Farò teare pure l'ascia. Vedete? Buona, sono morto. Vedete? Cioè io dico... Qua ero in fondo allo schermo.
Che cazzo mi prendi? Cioè, non esiste per me già l'area. Un colpo ad area che tiene tutta l'area. Ma che cazzo significa? È una presa per il culo. Cioè, se io non avessi questa abilità, non posso schivare quel colpo. Non ha senso. Cioè, che tu mi obblighi a mettere l'abilità per difendermi. No, non esiste. Infatti non l'ho fatto con quell'abilità nella mia partita, ma forse ero anche un po' più livellato, con le caratteristiche e tutto. È un po' una menata. Anche perché... Oh, che culo. Torniamo un attimo all'avamposto. Vediamo di fare qualche modifichetta un attimo. Allucinante, poi non sono morto tutto il gioco. Giustamente arrivo al boss finale e inizio a morire come un pirla. No, gradirei riuscire a finirlo in mezz'ora di tempo. Adesso sono un po' perplesso su cosa potenziare. Perché da una parte vorrei potenziare il coso della difesa. Comunque un po' di danni gliene abbiamo fatti, eh. Però no, questo qua alla fine, vedete, aumenta del 30% la durata di barriera. Quello mi fa comodo, però vorrei potenziare anche la cura. Potrei potenziare, aumenta del 15% le cure di recupero. Potenziamo questo, aumenta il territorio in sovrapotenza. Vediamo qua cosa prendere. Aumenta il raggio di esplosione di carica esplosiva del 10% per carica. Facciamo questo, va. Però vedete, ho comunque pochi punti. Questo è molto importante, vedete, ci permette di fare più colpi. Aumenta di 1 gli attacchi totali di sovrapotenza. Di 2, aumentiamolo un po' questo e basta. Però cazzo, la... Adesso preferisco farlo ancora con la... Con l'abilità lì della difesa. Faccio fatica perché ho l'arma lenta poi. Io l'avevo affrontato appunto con la spara corta. Sì, poi vabbè, potete farmare se ci sono problemi che non riuscite a batterlo. Andate in giro per le mappe con la scusa, sbloccate le cose che vi mancano e vi potenziate a dovere. Ero molto più potenziato quando l'ho affrontato, ma comunque mi aveva fatto penare un po'. Qua non stavo cagando il joystick. Buongiorno. Sfruttate anche le frecce, che sono molto importanti, eh. No, sto colpo qua mi sta sul cazzo in una maniera, guardate. Mi curo. Quello non è difficilissimo. Questa è bastarda, dobbiamo schivare all'ultimo. No, non mi fotti. Questo lo odio veramente. Quel colpo lì lo odio. La doppia sparata è leggibilissima, una volta capita si schiva. Il problema, ripeto, è l'attacco ad area. Quello bastardo là mi sta sul cazzo in una maniera. Mi devo curare a breve perché... No. 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 Ok, difesa qua, vi raccomando. Ok, vedete che mi ha salvato. La difesa qua fa tanto in questa boss fight, eh. È necessario metterla se siamo sottolivellati. Merda. Qua me la prendo. Vedete, sono all'apice dello schermo, ma quella mossa di merda mi prende, oh. Mi prende. Mi fa troppo incazzare. Cioè, non è giusta come cosa. Come cazzo si evita? O forse devo schivare, ma non avrebbe senso, perché... Non riesco proprio a capire come si possa schivare senza usare l'abilità là della difesa. No. Qua ancora difesa. Mi curo al massimo. No. La combo bastarda, no. Mi sono confuso. Poi questa è una boss fight molto più veloce rispetto alle altre, ve ne sarete resi conto. Che culo che ho attivato la difesa.
Poi, cazzo, fa danni. Sto boss fa danni. Fa una marea di danni. Non mi ha ancora fatto... merda, qua me la prendo in faccia. Ci siamo quasi. Attenzione, questa, vedete, perché fa roteare l'ascia. Dobbiamo aspettare che finisce per poi colpirlo. Merda. Ma dai, che stava andando bene. Sentite, me la rischio. Uso la difesa, ci vado di cattiveria. Dovrei farcela. Ma vieni. So this is the power of a true arbiter. I'm sorry, but it's time. E qua avete la scelta finale. Killing me will not erase your mistakes. You think you can pretend I never happened, but you will never forget. I can't give you the atonement you crave, Mother. You need only make one last sacrifice. Appunto qua, vedete, uccidi, risparmia. Io nella prima partita, giusto per vedere, l'avevo risparmiato. Poi nella seconda l'ho ucciso, appunto, tra virgolette, se così vogliamo dire. Il finale buono è ucciderlo, perché altrimenti, risparmiandolo, lui appunto uccide lei e contamina tutto Callaghan, se non ricordo male. Quindi opterei per ucciderlo, sinceramente. I love you, but I can't sacrifice this world. Bella la frase che ha detto. You know nothing of love. When I die, you will have nothing but your guilt to hold on to. Now, end it. Guardate che lo abbraccia. Bello. Bel gioco, secondo me. Ripeto, molto valido. 17 euro gli vale come. Io l'avevo pagato 17 in sconto, vi ricordo. Ed effettivamente è durato tipo 6 ore, ok. Però ripeto, non facendo... non tornando indietro, non sbloccando tutto... E conoscendo il gioco, la prima partita mi è durato, se non erro, tra le 15 e le 17 ore, la partita che ho fatto in solo. Ora, ecco, volevo farvi vedere una cosa, infatti salterei i titoli di coda, tanto non, se non erro non ci sono altri filmati, o sì. Vedete, nuova partita più. Ricomincia dall'inizio mantenendo i progressi del tuo personaggio attuale. Tutti i nemici saranno più tosti e rilasceranno un bottino migliore. I boss ora resusciteranno con tutti gli altri nemici dopo teletrasporto. Cosa vuol dire? Praticamente voi quando sconfiggete un boss, prendiamo il progetto... come cazzo si chiama? Il progetto era l'uccello. È il primo vero boss del gioco, tolto il... quello Bootsbot, il robot là, o come minchia si chiama. Rinascono. Voi li battete, potete tornare lì e farmare, però non ne vale la pena perché secondo me rilasciano poco bottino i boss. Si fa prima andando in giro. Da ora non so perché. Non mi fa. Volevo farvi vedere una cosa, ma non riesco, cazzo. Non mi ricordo se era già possibile farlo dall'inizio. Fatemi vedere. Vedete? Ah no, sta cosa sì, era già possibile dall'inizio, forse. Estrema, una sola vita. È la morte definitiva, una sola vita, morte definitiva e avamposti inaccessibili, vabbè. Sono modalità che sinceramente non condivido. Assolutamente. Io spero che Forgon vi sia piaciuto, che l'abbiate apprezzato. Ho cercato di portare come al solito una bella videoguida. Ho avuto un po' di magagne col boss finale, ma già lo sapevo. La roba che appunto dovete fare attenzione è a quell'esplosione, il suo colpo più pericoloso secondo me, perché avete visto che anche stando ai lati dello schermo venite colpite se non avete attiva la barriera, e non riesco a capire come si possa schivare quella minchia di colpo. O forse bisogna prenderlo a mazzate e si interrompe l'esecuzione della mossa, ma non lo so, non l'ho studiato così a fondo, ecco.
Bene, sono contento e sono anche contento perché appunto adesso posso iniziare Death's Gambit. Sarà un viaggio tosto perché Death's Gambit è molto molto più difficile di Forgone, cioè non c'è nemmeno il paragone. Ne parleremo poi a tempo debito quando lo inizio, quindi valuto. Se me la sento più tardi, magari inizierò il primo video, a fare il primo video, a registrarlo o nei prossimi giorni. Bella lì.